le scene teatrali soprattutto. È stata anche una sorpresa sostanzialmente. Dove lei è più brava è quella scena dell'ora di religione. Non lo so, forse quando interpreta la parte nel film Il Divo. La citazione di Edoardo, in cui Edoardo, la signora degli esposti, parla di un suo spettacolo in cui Edoardo era presente, dice che ha recitato per lui, come se ci fosse solamente lui in sala. E lui ha avuto delle parole particolari poi nei suoi confronti, dicendo, cos'è che aveva detto? Questo era un nuovo verbo, usando un termine quasi non so. Sì, che lei ci teneva particolarmente a questo fatto, che gli avesse detto che lei era il nuovo verbo e questa cosa se l'è portata avanti negli anni, come ricordo. Poi tutte le parti legate a Ferreri, no? E, insomma, è una, anche i racconti legati alla madre, il rapporto particolare con la madre. Infatti si citava un film che forse vorremmo anche vedere, no? La storia di Piera, era quello. Penso che lo guarderemo perché insomma ci è venuta la curiosità. La storia del rapporto tra Piera degli Esposti e la madre, questa sua esperienza di vita che le ha creato quella sensibilità e quella passione che lei porta avanti nel suo mestiere di attrice. Sono rimasta colpita di molte scene. Una in particolare, guardi, adesso non ho una bene in particolare, ma la scena dell'acqua, cioè che rappresenta, c'è tutto, la vita. Ho visto l'omaggio a Piera degli Esposti, è stato commovente e meraviglioso conoscere una storia di vita vera. Quelle dove c'era Marco Ferreri, perché è un personaggio che comunque, come la degli Esposti, quando è in scena lui si porta via qualsiasi sguardo, attenzione, interesse. Lei alla fine, quando l'ultima conversazione tra lei e il regista, e gli chiede anche se ha inserito poi quella frase che lei ritiene particolarmente importante sulla sua idea di attore. È il finale forse. Il finale. Sì, la